Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questa puntata andremo ad affrontare di nuovo il capopalestra Edel, o Wulfric, che dir si voglia, qui a Snowbell City, o a Fractalopoli, dipende se lo chiamate in italiano o in inglese. Nello scorso episodio lo avevamo affrontato, ma la battaglia era stata interrotta da qualche guaio, a quanto pare. Insomma, Wulfric ci ha detto di andare nel villaggio qui vicino e noi ci andremo. Vi faccio nel frattempo vedere che la nostra squadra è composta da Hawlucha, Goodra, Greninja di Ash, Talonflame, Noivern e Pikachu. Ecco qua, questa è la nostra squadra di Kalos, ormai definitiva perché nessuno si deve più evolvere. Noivern si è evoluto giusto un paio di episodi fa, se ve lo siete persi andatevelo pure a recuperare, e vi invito anche a guardare nella descrizione del video e nel primo commento dove potrete vedere delle prove gratuite dei servizi Amazon, per esempio Prime Student, Prime Music, Prime Video, Amazon Prime per le spedizioni. Avrete delle prove gratuite di 1 o 3 mesi, se volete i link sono quelli. Nel frattempo andiamo, nella descrizione trovate anche tra l'altro tutti i miei social, alcuni consigli di insomma d'acquisto per Nintendo Switch se volete comprare qualche gioco, quindi datevi alla pazza gioia. Sappiate che sono link affiliati quelli, quindi se acquistate da quei link a voi non cambierà assolutamente niente, ma a me Amazon darà una piccolissima percentuale del vostro acquisto. Allora, questa è una sorta di labirinto. Siamo sul percorso 20, quindi vediamo di affrontare questo labirinto nel migliore dei modi. Questa ci dice che ha intenzione di distruggerci. Beh, mi sa che Desdemona Channeler, non ho mai sentito in vita mia quel nome, ha fatto male i suoi conti. Allora, Hawlucha contro Trevenant e sta anche grandinando. Andremo di acrobazia, che è super efficace, e Trevenant resiste. Fa Ingrain, ok. Inizierà a curarsi ogni turno, ma a noi non importa perché il prossimo turno lo uccideremo. Anzi, a momenti stava per crepare da solo. Allora, andiamo di Xyssor, normalmente efficace, e via. Addio Trevenant. Hawlucha sale al livello 49 e abbiamo sconfitto Desdemona. Non importa, ci dice. Sicuramente non importa. I need to see your team. Questo ha bisogno di vedere la nostra squadra. Un bisogno mormoso, infatti è un pokemaniaco. Corey, chiamando in campo Deden. Tipo Folletto, se non ricordo male, Elettrofolletto, andiamo di Poison Jab. Az Discharge è stato più veloce lui e ci ha disintegrato Hawlucha. Mannaggia, speravo che Hawlucha fosse più veloce. A questo punto manderemo Goodra. Goodra contro Deden e andremo di Sludge Bomb. Alla faccia, oh, ma quanto è forte Deden! Ma scusatemi, ma un Goodra a livello 50 è forte tanto quanto un Deden a livello 50? Ma che senso ha sta cosa? Ma non ha senso ragazzi, ma il bilanciamento a Kalos se lo sono un po' dimenticati. Allora, andiamo a prendere a questo punto Talonflame, sperando che sia più veloce di Deden. E andiamo di attacco rapido, ok. Bene, Deden ci ha praticamente disintegrato la squadra, amazing. Vabbè, un po' anche il fatto che appunto contro il tipo elettro la squadra di Kalos sia molto svantaggiata. Così come contro il tipo ghiaccio e folletto, se non sbaglio. Perché abbiamo troppi Pokémon di tipo drago. Abbiamo 2 Pokémon di tipo drago in squadra, cosa che è molto rara per quanto riguarda le squadre di Ash. Ok, ci siamo curati un attimo Pokémon e ora proseguiamo, sperando di non incontrare altri Deden, altrimenti siamo fritti. Ash perderà tutto per colpa dei Deden. Vivillion, non l'abbiamo ancora catturato, quindi prendiamolo per il nostro Living Dex. Anzi, prendiamola, visto che è una femmina. Andiamo di Quick Ball e vediamo di prenderla, eh. Preso, easy, anzi presa. Eccolo qua, Vivillon, o Vivillon. Andiamo. Allora, qui troviamo un vicolo cieco e prendiamo una proteina. Poi scendiamo qui sotto, prendiamoci questo ferro.
ricco di vitamine questo labirinto, e che abbiamo un altro bivio. Andiamo dalle bambine prima. Una di loro si chiama Nana e l'altra Nina. Perfetto. Ok, due tipi folletto. Ci va male. Ci va male, molto male. Allora, però dovremmo essere più veloci questa volta. Andiamo di Poison Jab su Slurpuff e Sludge Bomb su Slurpuff sempre. Facciamo doppio focus. Mimma, quanto è resistente Slurpuff o Slurpuff, come dir si voglia. Che fortunatamente l'abbiamo tirato giù, abbiamo fatto bene a fare doppio focus. Ok, Psych Up. È praticamente inutile. Infatti ci prendiamo i danni della grandine tutti quanti. E andiamo ancora di Poison Jab e Sludge Bomb. Guardate quanto sono resistenti. Però ormai siamo anche alla fine di Kalos, eh. Manca giusto l'ultima medaglia. E poi la Lega. E poi la Lega, signori. Qui troviamo uno zinco. A questo punto proseguiamo da quest'altra parte. E troviamo... Ronzio dovrebbe essere Bug Buzz. Un altro MT. Ottimo, ottimo. Ecco un altro Vivillon. Anzi, un'altra Vivillon. Mi sembra di colore differente rispetto a quello di prima, ma come vi ho già detto, non sto lì a collezionare anche tutti i colori differenti di ogni Pokémon, altrimenti ci starei gli anni qui su Pokémon Fire Rush. Roisin, che manda in campo Snubbull. Dovrebbero avergli dato il tipo folletto a Snubbull. Quindi andiamo di Poison Jab, anche se mi ha fatto l'attacco meno 1, quindi evidentemente non l'avrei comunque mai battuto. Ok, Poison Jab di nuovo. E addio Snubbull. Ah, di pochissimo non è salito di livello, Lucia. Peccato, peccato. Ah, non ho visto chi mandava, mannaggia me, non ho letto. Mandiamo Noivern così. A sensazione. Che lo voglio anche un po' usare, dato che ce l'ho da poco. Ah, Granbull, ok. Allora andrei di Air Slash. Ok, un buon danno. Fortunatamente siamo più veloci, quindi non può farci tentennare con Headbutt. Andiamo ancora di Slash sperando in un brutto colpo che non arriva. Azz, play rough. Mannaggia loro. Folletti del cavolo. Allora, rimandiamo in campo a questo punto Lucia. E andiamo di Acrobazia. Così Lucia sale di livello. Ottimo. E abbiamo battuto Roisin. Allora, proseguiamo. Di sotto ho visto Serena. Però prima saliamo e vediamo di aver completato per bene tutto il labirinto. Un altro Scatterbug. Fa strano vedere uno Scatterbug a livello 40. Dite la verità. Fa un po' strano. Qui abbiamo uno strumento che ci eravamo saltati, infatti, HP Up. E credo basta. Credo che qui abbiamo poi completato. E qui è vero, si possono trovare Snorlax selvatici. Quindi volendo potreste mettervi a farmare avanzi se volete catturare Snorlax. Io vi ho avvisato che qui quindi non c'è più niente da fare. Cerchiamo di evitare un più possibile l'erba alta. Però magari potrebbe uscire qualcuno che ancora non abbiamo, chi lo sa. Finché escono Scatterbug a livello 40 però direi anche di no. Allora, torniamo un attimo su qui e di qua si esce. Perfetto, abbiamo praticamente... Senza volerlo ho fatto un percorso perfetto nel labirinto. Abbiamo completato tutta la parte a destra ed ora tocca la parte sinistra. Dato che lì c'è Serena, vorrei curarmi un attimino. Perlomeno far resuscitare il nostro Noivern. E andare di super pozione su di lui. Ecco fatto. E andiamo a sfidare questa allenatrice. Ho una domanda, ci dice. Prego, esponici la tua domanda. Cara Vin, ma nel campo Klefki, acciaio spettro mi sembra sia, acciaio spettro, quindi, quindi si cambia Pokémon, quindi si manda Talonflame, Flash Cannon giustamente non ci fa nulla, la grandine colpisce un po' tutti, e poi si andrà di Flame Charge, Magic Room. Ok.
ed altra Flame Charge. Perfetto, abbiamo tirato giù questo Klefki. Ci sono altri Pokémon? Azumarill. Ok, tipo acqua. E folletto, se non sbaglio. Quindi io manderei Pikachu. Contro il tipo acqua folletto. E contro Azumarill userei Thunder Punch. Tra l'altro sapete ragazzi che Meryl è considerato il Pikachu di seconda generazione? Proprio così, Meryl. Andiamo poi di Elettrococcola. E finiamo Azumarill. Livello 72 per il nostro Pikachu. E si può proseguire. Qui troviamo un carburante. Ed ecco Serena, sfidiamola. Glacial, stai cercando anche tu il villaggio Pokémon? Non penso che riusciremo a trovarlo, è nascosto molto bene. Ma a questo punto lottiamo, giustamente, mi fa piacere il meccanismo mentale di Serena, non il ragionamento. Guarda, non troviamo sto cacchio di villaggio. Vabbè, lottiamo tra di noi e via, chi se ne frega del villaggio. Ok, fuoco psico se non sbaglio, Bryxen. Fuoco psico, meglio cambiare Pokémon. E mandare Greninja, dovrebbe essere proprio l'ideale contro Bryxen. Flame Thrower, infatti non mi fai nulla, fortunatamente non mi scotti, questa è una cosa molto importante. E noi poi andiamo di Surf. Addio Bryxen. E questo dovrebbe permettermi di trasformarlo in Greninja di Ash, eccolo lì, Battle Bond. Ash Greninja. Vediamo che altro manda lei. Niente, continua la grandine a colpirci. Puncham. Tipo lotta se non sbaglio. Quindi io lascio molto volentieri il nostro Greninja e spero che con un Extra Sensory possa one shotarlo, vediamo. Ho sperato bene, ho scommesso bene. Infine chi manda la nostra Serena? Vediamo un po'. Sylveon, tipo folletto. Quindi. Cambiare Pokémon. E manderei in campo Colucia. E andiamo poi di Poison Jab. Ah, Fairy Wind. Fortunatamente non ci ha uccisi e non lo farà nemmeno la grandine. Quindi dovremmo avere questa lotta in pugno. A meno che fossimo a pari velocità. E questa volta attacchi lui per primo. Vediamo. No, siamo comunque più veloci noi. Addio Sylveon, dammi questo livello 51 per il nostro Colucia. Ecco qua, è stato così divertente, ci ho detto. Devo ammetterlo, Glacial, ho davvero adorato il tempo che abbiamo trascorso insieme. Mi hai insegnato tantissimo sull'amicizia, la passione e a puntare sempre in avanti. E non importa quanto siano difficili le cose, a non arrendersi mai. In più c'è sempre tempo per fermarsi ed apprezzare le piccole cose che ci sono intorno a te. In breve, grazie. Oh, aspetta, ho ancora un'ultima. Ah, anzi, hai ancora un'ultima battaglia, un'ultima lotta in palestra da fare per finire tutto, vero? Non aspettare allora. Vai là e finiscila. Beh, grazie Serena per questa tua benedizione. A questo punto torniamo. Mentre ci becchiamo sicuramente un paio di Pokémon selvatici, ma lo faremo con il sorriso sulle labbra, ecco, perché ormai abbiamo la strada spianata per l'ultima palestra di Kalos, ovvero quella contro Wulfric o Edel, qui a Snowbell City. Andiamo quindi a curarci. Eccoci qui. E andiamo a fare la vera e propria lotta in palestra. Abbiamo già sfidato tutti gli allenatori della palestra. Abbiamo già sfidato una volta Edel proprio nella scorsa parte, se l'avete persa andate pure a vederla. E andiamo a sfidarlo. Questa è l'ultima volta. Il puzzle qui è semplicissimo, basta fare così. Ed andiamo. Quindi sei tornato. Hai trovato la tua risposta? Mostrami cosa hai imparato. Allora, useremo Hawlucha. Poi Talonflame sicuramente. E nel caso in cui tutto vada a quel paese, andremo di Greninja. Conferma.
Vediamo un po' cosa manda in campo il nostro Edel. Anzi, il nostro Wulfric. Inizia con Bergmite, un avversario sicuramente alla portata del nostro Hawlucha. Andiamo di Flank Press. Super efficace, Bergamite non può fare altro se non rompersi in mille pezzi. Poi Avalugh. Avalugh sicuramente sarà molto più tosto, ha una difesa molto più alta. Vediamo quanto danno gli facciamo comunque con Flying Press, dovremmo essere più veloci noi. Esattamente, non gli togliamo nemmeno mezza vita, guardate la differenza. Ah, azze. Guardate la differenza appunto tra Bergamite e Avalugh. Qui tocca mandare Greninja. Tocca mandare Greninja perché è l'unico che può resistere al morso glaciale di Avalugh e tirargli un bel Dark Pulse. Vedete, la difesa speciale non è questo granché, infatti gli facciamo abbastanza danno. Ecco che ci arriva uno Stone Edge in faccia. Noi andiamo ancora di Dark Pulse e Avalugh ci saluta. Greninja diventa anche Greninja di Ash. Eccolo qui, perfetto per questa battaglia. Sale a livello 50. E Abomasnow. Allora, sarebbe meglio mandare Talonflame, chiariamoci. Però dato che abbiamo il nostro Greninja di Ash, direi di farlo combattere. Ecco qua, Abomasnow mette la grandine. E noi contro Abomasnow andremo di ancora di Dark Pulse. Vediamo quanto danno gli facciamo. Si mega evolve, vero? Ok, un po' di danno gliel'abbiamo fatto. V-Dammer ci ha tirato addosso e ci ha disintegrati. Si è preso il danno da contraccolpo. Talonflame è tutto in mano tua. Tu gli fai danno 4 per con un attacco di tipo fuoco. Quindi, Flame Charge e speriamo che il danno sia abbastanza, perché ho paura che poi con un solo attacco di tipo ghiaccio tu venga seccato male. Ok, ha usato Geloscheggia. Buono, ha usato Geloscheggia che sarebbe l'attacco rapido di tipo ghiaccio, quindi non mi ha fatto troppo danno. Però probabilmente con un geloraggio mi avrebbe ucciso. Ok, abbiamo quindi battuto Edel, o Wulfric. Sei diventato molto molto più bravo. Una vera sfida. Beh, grazie Wulfric. Ti sei comportato molto bene. Ammetto che sei un allenatore molto talentuoso e forte. Ecco, ti sei guadagnato la medaglia Iceberg. Eccola qui. E anche questa MT. Icicle Crash. Perfetto, ha l'opportunità di far tentennare l'avversario, ha la possibilità anzi di far tentennare l'avversario e ti sei guadagnato anche questa, usala con orgoglio. E ci regala la Boma Seed per far mega evolvere il nostro Abomasnow nel caso in cui ne avessimo uno. Ti auguro tutta la fortuna del mondo alla Lega. Esattamente ragazzi, ormai ci manca solo di arrivare alla Lega Pokémon, se mai riusciamo ad uscire da questa palestra. Ok. Andiamo a curarci. Tecnicamente la Lega Pokémon, come ben sapete, è a Luminopoli. Quindi potremmo prendere il teletrasporto che c'è lì in alto a destra, qui nel centro Pokémon, e andare a Luminopoli. Ma noi non lo faremo perché tecnicamente ci manca ancora un percorso. Vediamo se posso aprire la mappa città. Ci manca ancora un percorso. Town Map. No, mi dà comunque sempre quella di Kanto. Questo è un bug purtroppo che c'è. Non si può far molto. Comunque, il percorso ad est, anzi ad ovest, scusatemi, qui a sinistra, che va da Snowbell City a Luminopoli. Questo qui. Percorso che però faremo nella prossima parte, perché questa finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questa parte, dove abbiamo preso finalmente l'ultima medaglia. Abbiamo combattuto, credo, per l'ultima volta contro Serena e le abbiamo detto addio. E abbiamo completato anche il percorso 20 prendendo, penso, tutti gli strumenti che sono disponibili lì da prendere. Nel prossimo andremo a completare il percorso 22, credo sia questo, e saremo pronti poi per la Lega Pokémon. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se lo avete gradito, commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte, guardate in descrizione per tutti i vari link e vedete se c'è qualcosa che può interessarvi e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!